Entra nel vivo il 37esimo torneo internazionale giovanile Città di Firenze. Concluse martedì le gare di qualificazione, si sono giocati oggi i terzi turni del tabellone maschile e femminile. Alto il livello dei match e cresce anche l'interesse per le gare. Il pubblico è già numeroso a bordo campo e per le semifinali e soprattutto per la finalissima di lunedì 9 aprile si preannuncia il tutto esaurito. In campo maschile si registrano le ottime prove dell'azzurro Donati, che ha battuto il croato Miocic. Mastrelia ha avuto la meglio 7-6 e 6-3 su Rizzuti, mentre Lucciardi ha battuto il romeno Vinti, testa di serie numero 5. Oltre a tanti appassionati, cominciano ad arrivare tecnici federali e osservatori, tra gli altri Tatiana Garvin, già campionessa azzurra Under 16 e medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del 97 ed oggi tecnica federale responsabile delle Under 16 femminili. In campo femminile la competizione è già durissima. Le ragazze dell'Est sono le grandi favorite, anche se le nostre giocano con la volontà e con il cuore. Le ragazze sono andate molto bene, abbiamo la Rosatello che ha giocato una grande partita oggi, purtroppo non è andata bene, ha perso, ma ha lottato e ha dimostrato di giocare un gran tennis. Poi abbiamo la Chiesa che oggi giocherà il suo secondo turno dopo aver passato le qualificazioni, quindi una ragazza del 96, quindi ancora under 16, secondo anno, che sta dimostrando di essere una grandissima lottatrice e di, insomma, di giocare un grande tennis a grande livello. Ha battuto la testa di serie numero 2, quindi ha compiuto una grande impresa. Assolutamente sì, è stata una partita veramente bella ad alto livello. Io sono orgogliosa, insomma, di vedere queste ragazze che dimostrano di lottare in ogni circostanza, nonostante l'avversaria magari sia più forte, loro sono lì e dimostrano di giocare un grande tennis. Complessivamente invece il livello delle giocatrici italiane, oltre a quelle che sono qui a partecipare a questo torneo, qual è? C'è? Sono già pronti i ricambi per le attuali grandi giocatrici azzurre? Assolutamente sì, stiamo lavorando per questo. La federazione ha assunto degli ex giocatori per dare una mano proprio a queste giovani promesse a realizzare il loro sogno, che è quello di diventare dei campioni di tennis, e noi stiamo dando il nostro contributo per poter, insomma, realizzare il loro sogno. Che effetto fa, qual è la responsabilità effettivamente nel essere a capo di questi ragazzi under 18? Ma è importante, è un ruolo decisamente importante, il nostro, dobbiamo, insomma, noi sappiamo qual è la strada giusta per arrivare alla vetta e cerchiamo di fargliela capire, di mostrargli qual è la strada per arrivare su ad alti livelli. La vittoria sulla Enen è uno di quei ricordi che non andranno mai via. Assolutamente sì, sono dei bellissimi ricordi, il tennis mi ha dato tanto e mi sta dando ancora molto, perché insomma riuscire a insegnare e a vedere crescere queste ragazze è la cosa più bella, insomma, dopo aver realizzato il mio sogno cerco di aiutare queste giovani ragazze. E le ragazze rispondono bene. Nel pomeriggio Deborah Chiesa ha battuto la forte atleta della Repubblica Ceca, Gabriela Pantuchikova. È stata dura, anche se il punteggio 6-2-6-1 magari non lo da vedere, però è stata una partita con scambi lunghi e sono molto contenta. Sì, abbiamo visto degli scambi durissimi anche da fondo campo. Tu comunque hai tenuto benissimo questa posizione, vero? Sì, soprattutto dopo la partita di ieri che è stata molto dura, adesso mi sentivo proprio bene, insomma. Tra gli atleti dobbiamo registrare un gradito ritorno, quello del ceco Robin Stanek, già protagonista nel 2011 del torneo Città di Firenze. We are here in company with Robert Stanek, and is a good player. And what gonna expect from this tournament? Well,
I was here last year, and last year I made the finals. And so I hope that I'm gonna play as good as last year, and I hope that I will play even better. So that means that I have to win it, but I'll do my best. I will do everything to do it. Do you have a chance to visit Florence or not? Yes, we arrived 2 days earlier before the tournament started. So we went to the town and we saw the statue of David and the nice bridge. I don't know what's the name of it, but it was very nice. It's a very nice city, old and very nice. Okay, thank you very much. Sabato 7 aprile sono in programma i quarti di finale.